Vi faccio un esempio pratico. Che cosa fa un disegnatore? Voi sapete, certo, disegna. Mi domando, scusate. Grazie. Dove l'avevo una, la parte destra stava già con un'altra parte. Allora, un'altra cosa importante. Allora, il disegnatore si deve disegnare, anche lui deve avere delle idee, deve inventarsi delle cose. Allora, facciamo così, vi faccio un esperimento. Guardate tutti me, concentrati a me. Attenzione, concentrazione, pronti? Io vi dico una parola bella, magica, ovvero, guardate qui, una mela. Non c'è. Non c'è. Lui ha usato la parte sinistra. Usate la vostra parte destra, la riuscite a immaginare. Una mela. Immaginatela. Perfetto. Aspetta, la prendo. Allora, innanzitutto questa mela. C'è un problema. Io vi dico mela. Io sceneggiatore vi dico disegnate questa mela. Scusate, la appoggio un attimo qua. La giro, perché è più bella da questa parte. Allora, questa mela ce l'avete tutti nella testa. Quindi nel momento in cui io vi dico disegnate, voi cosa fate? Prendete un'immagine che avete nella vostra testa, tipo una diapositiva, quando l'andate a cercare da qua, nella memoria, eccola qua, mela, e disegni. Vai, e una fogliettina sopra, perfetto. Avete fatto una mela. Adesso la domanda è... Giù le mani. Altro gioco bellissimo. Giù le mani. Questo è il più bello di tutto, Barbara. Barbara, questa la uso sempre quando fanno i cattivelli, ma è bellissimo. Pronti, concentrati. Ah, questo è proprio bello, bello, bello. Va. Specialmente per voi maschietti, bravo, quello là, quelli là, quelli laggiù, quelli stanno, questi qua, quello là, dove andate? Eccolo, l'ho perso, eccolo lì. Bene, concentrate, pronti, mano sulla cosa, mano destra, perfetto, alzatela così, perfetto, portatela in più indietro dalla vostra destra, colpitevi, ma come siete bravi, ma come siete bravi, 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 bravi. Alle mamme, ai genitori, questa cosa la vendo ai genitori.